È da un po' che volevo parlare di questo personaggio, visto che comunque sotto l'ultima stories che io ho fatto su Instagram me l'avete chiesto praticamente, non dico tutti, però quasi tutti. Gli altri avevano chiesto altri rapper, altri argomenti nel portare qui sul mio canale nel format della musica. Ma ho deciso di iniziare appunto da questo personaggio, visto che questo qui è un artista che merita veramente tantissimo. New entry del rap italiano e di sicuro da Supreme sta già spaccando. Spaccava già all'inizio e sta spaccando ancora adesso. E sta spaccando adesso che non ha, questo ragazzo non ha neanche più di 20 anni. Sta spaccando e ha praticamente quasi 18 anni. Io posso soltanto alzare le mani perché uno di quest'età che spacca già a 18 anni è da applaudire e alzargli soltanto le mani. Da Supreme, prima di tutto, non è né un cantante, non è né un rapper, non è un trapper. E non è boh, ma è semplicemente un producer che ha iniziato tra il 2015 e 2016, quindi si parla praticamente di 4 anni fa, però la sua discografia non è che inizia proprio da quel periodo là, la sua discografia inizia tra il 2017 e il 2018. E perché dico 2017 e 2018 invece di 2015-2016? Perché diciamo che all'inizio, ovvero nel 2015, lui, piuttosto che fare l'artista in generale, faceva il DJ, faceva il produttore. Quindi diciamo che non è che lui scriveva, non è che lui creava chissà che capolavori, però diciamo che lui produceva basi spaziali, produceva basi spaziali che veramente Charlie Charles, Chris Nolan, levatevi proprio. Ma sicuramente unico nel suo genere. Il suo stile di produzione è veramente originalissimo in Italia. Credo che secondo me nessuno in Italia riesce a fare una cosa del genere, a parte appunto Da Supreme. Il suo vero nome comunque è Davide Mattei. E per chi non sapesse chi sia, il che è molto improbabile, eccolo qui. Questo qui è Da Supreme però a cartone animato. Perché a cartone animato? Perché ogni canzone, ogni hit che lui fa uscire fa sempre un cartone animato in cui narra praticamente una storia. Ed è anche questo il bello, è che lui, oltre a dare molti molti significati nelle sue canzoni, ok, magari alcuni non riusciranno a capire il significato delle sue canzoni, però esiste Genius, andatevi ad informare. Comunque le sue canzoni hanno molto significato, narrano cose molto molto profonde, ovviamente che riguardano appunto questo ragazzo, ovvero Davide Mattei o Da Supreme. Mi piace tantissimo il fatto che i suoi video stile cartone animato ricordino moltissimo Rick e Morty, e tra l'altro lui ha detto più volte su Instagram che i suoi cartoni preferiti sono Rick e Morty e Lo straordinario mondo di Gumball, quindi è normale che poi alla fine si sia un pochettino ispirato allo stile di tutti e due. Infatti poi alla fine ha fatto pure un freestyle di Gumball e Darwin. Però adesso non vi parlo dei suoi freestyle, vi parlo della sua discografia in generale. Sì, vi faccio vedere com'è lui nella vita reale. Lo so, non c'entra proprio un cazzo con quello del cartone animato, anzi no, semmai il contrario, quello del cartone animato di sicuro non c'entrerà un cazzo con quello della vita reale, però ovviamente i disegni, no, non mi pare che i disegni siano fatti a lui. Ah no, è vero, i disegni non sono fatti a lui, ma sono fatti praticamente da quelli della Macete. Infatti questo ragazzo qui, un grandissimo talento, ha lavorato addirittura con Macete, non solo nelle sue canzoni da solista, ma addirittura con Macete nel mixtape numero 4 di Macete. E veramente ha spaccato. Le sue entrate in Macete mixtape volume 4 sono sicuramente le migliori entrate nel mixtape. Lui ha iniziato come produttore e dopo dal nulla se ne esce con una canzone chiamata Bitch. E il bello delle sue canzoni è che appunto non vengono scritte proprio come si pronunciano, ovvero bitch, però vengono scritte con i numeri al posto delle lettere. Per esempio, io ho detto bitch al posto della B, mette il 6 per fare la B. Però il 6 non c'entra proprio tanto con la B, però poteva mettere qualcos'altro che poteva somigliare alla B tra i numeri, però
non sono io che decido. Solo lui ha fatto capire veramente il suo talento, sia nel produrre, sia nel scrivere e soprattutto nell'ideare testi che sono una genialata pazzesca. E soprattutto la canzone è tutto extra beat, basta, tutto extra beat. Se voi l'ascoltate, vabbè, a parte che c'ha due ritornelli e una strofa sola, però se voi ascoltate tutta la strofa, è tutto extra beat, è tutto velocizzato. Dopo Beach ha fatto uscire Solo, ovvero 5 al posto della S. E dopo Solo, nell'estate del 2018, e qui si parla veramente in un pezzo molto molto importante e molto molto bello, secondo me il migliore della sua carriera, quindi anche la sua canzone migliore a parer mio finora. Dico finora perché in realtà lui non ha fatto molte di canzoni, quindi io dico finora, poi quando farà uscire il suo primo album si vedrà quale sarà la sua miglior canzone. Si parla appunto di Scuola, col 4 al posto della A, genialissimo, lì ci stava il 4 al posto della A, in cui veramente lì si è superato, non proprio tanto per il testo e per la base, e soprattutto per il significato ovviamente del testo e come rappa lui e soprattutto come canta, ma per il video. Cioè il video è qualcosa che finora in Italia non si è mai visto, sicuramente uno tra i migliori video del rap italiano. E dopo ha fatto uscire la hit del 2018, la hit rap new school del 2018, ovvero Oh God Fit Night. Se c'è night c'è extra beat, se c'è night c'è una hit, se c'è sta boh, entrambi che sanno rappare bene, e quando tu li senti insieme sembra che rappino da una vita insieme. Adesso noi passiamo subito al 2019. Ha fatto uscire finora due canzoni nel 2019 da solista. Una sia una canzone sua che però non canta e non rappa lui, però è prodotta da se stesso ovviamente, ma canta e rappa sua sorella. Infatti questo qui è stato un momento molto molto importante sia per lui sia per sua sorella, che finalmente con questa canzone ha fatto scoprire finalmente il talento di famiglia. Adesso noi passiamo direttamente alla sua seconda canzone del 2019, ovvero Moonstar. Moonstar che veramente spacca. Spacca ed ha delle melodiche e un flow da paura. Il bello è che non si sente neanche che è con l'autotune, anzi secondo me non è manco con l'autotune, perché ha fatto diverse stories dove praticamente si faceva capire che tipo di canzone lui stesse registrando e non usava l'autotune. E questo è il bello. Ok, probabilmente ci saranno moltissime sfumature e correzioni della voce, però di autotune non è che si sente proprio tantissimo. Vabbè, ovviamente dopo Moonstar si arriva direttamente a Machete Mixtape 4, che lì farò un video a parte. Dico solamente che questo qui è un cazzo di genio. Basta. Ovviamente lui ha praticamente tanta strada da fare per essere uno tra i top proprio dell'Italia in generale, però nell'ambito rap. E posso dire che finora rapper italiani di nuova generazione da Supreme vi sta facendo un culo così. E vi dico subito che nel prossimo video noi parleremo di Veras Jones e probabilmente nel video ancora parleremo di Caparezza. Ah sì, e non vi ho detto una cosa. In questo canale farò praticamente questa cosa. In questa settimana voi vedrete praticamente contenuti inerenti al mondo della musica, ma in particolare il rap. E nella prossima settimana io farò praticamente contenuti riguardo i videogiochi. Poi nella terza contenuti, che ne so, riguardo il film o anche i cartoni animati. E viceversa. Quindi io vi saluto, ci vediamo alla prossima.